Keita! Balde! Keita! Balde! Keita! Balde! Keita! Balde! Keita! Balde! E vai! E concludiamo bene l'anno! Oh, che bello, ragazzi! Che bello vincere così! Beh, bello vincere così, è esagerato da dire, però... Finalmente, manco così con gli occhiali, va. C'è tanta luce qua. Allora, concludiamo bene l'anno, 1-0, gol di Keita. Allora, titolare, ha giocato una buona partita, primo tempo un po' così, però diciamo che non possiamo lamentarci. Ce la potevamo aspettare una partita del genere, l'Empoli un po' voleva giocarsela sul pareggio, si vedeva che qualche occasioncina l'ha creata, un po' di difficoltà ce l'ha create, però l'Inter ha meritato di vincere, direi, no? Non che diciamo ma è brutta, ha meritato di vincere, non ha fatto un partito alla Madonna, però comunque abbiamo meritato la vittoria tranquillamente. Icardi non si merita sufficiente perché si è mangiato un gol pazzesco. C'è stata un'occasione che era lì, poteva andare in contropiede, ha preso il pallone come un ebete. Insufficiente. Politano ha giocato bene, non ha fatto chissà che cosa, però corre, prende palla, Versalico non mi è dispiaciuto, João Mario, ragazzi, oh, João Mario a me non piace. Che vi devo dire, ragazzi? João Mario a me non piace. Fa passaggetti così, poi li sbaglia, non capisco. Poi scusate, Daniele Adani poi spara un sacco di minchiate, è un buon giocatore, ha fatto ottime cose, è cresciuto alla scuola, ma che cazzo ha fatto João Mario di buono? Niente, ha fatto più Nainggolan ha fatto la sua partita, non ha fatto enormi cose, però non lo so, sarà che João Mario mi sta sul culo, non so come spiegarlo, però Nainggolan secondo me ha giocato meglio di João Mario, secondo per quel poco che ha fatto, Vecino nullo, difesa diciamo ha giocato bene, diciamo che alla fine dai 1-0 ci potevamo fare anche il secondo, abbiamo un po' sofferto, ho avuto un po' paura che andasse come col Chievo, però alla fine dai ragazzi va bene così, 3 punti abbiamo conquistati, la Lazio ha pareggiato in casa col Toro, meglio di così non poteva, la Roma ha vinto, ma pazienza dai, l'importante è star lì, siamo al terzo posto ragazzi. Di per sé la classifica dice quello che deve dire. Siamo terzi, molto sotto la Napoli, ma anche molto sopra la Lazio, la Roma, il Milan. Insomma, diciamo che non possiamo lamentarci. Ora aspettiamo cosa fanno le altre, cosa fa il Milan, cosa fa il Napoli. Ma vabbè, ma non importa poco, ragazzi. Concludiamo l'anno in modo positivo. Peccato per quella col Chievo, ma non pensiamoci più. Va bene così, dai, ragazzi. 3 punti sono arrivati, questo è importante. Poi ha messo anche Lautaro. Perisic non ha giocato. Ci può stare. Finalmente Spalletti qualcosa ha capito. Che Politano al momento non è stato tolto. Non abbiamo subito gol. Guarda caso. Lautaro poteva anche segnare anche lui. Anche se ogni tanto fa un po' delle cappellate. Che magari tende a tenere un po' troppo il pallone. E non sempre il fallo te lo fischiano purtroppo. Quindi... diciamo che non ha sufficienza, dai, in un certo punto di vista non possiamo lamentarci. 1-0, non ha azzeccato il risultato esatto, ma va bene così. João Mario ovviamente non ha segnato. Lasciamo perdere, ragazzi. Ora abbiamo calciomercato, beh c'è la Coppa Italia, poi se ne parla poi a metà gennaio, ancora c'è la sosta, eccetera. Ora un mercato come si deve, perché abbiamo bisogno di rinforzi a centrocampo. Questa squadra... è povera a centrocampo, soprattutto dal punto di vista fisico, ragazzi. Un Borja Valero che è mezzo gracilino, non dura tutta una partita. Un João Mario che a me, ragazzi, non convince. È un buon giocatore, ma secondo me non è da Inter. Gagliardini, chissà che fine ha fatto, non lo so. Ma abbiamo bisogno di un giocatore che faccia peso a centrocampo. Vi do degli esempi: Khedira, Matuidi, Nzonzi, forse. Non so come sta giocando con la Roma. Comunque, ci serve un centrocampista che dia peso a centrocampo, perché di per sé in difesa è abbastanza a posto, no? De Vrij, Skriniar, Miranda, Ranocchia, anche se non gioca mai, però un buon panchinaro. In attacco Keita, Lautaro, Icardi, Perisic, Politano, più o meno ci siamo. A centrocampo abbiamo bisogno di rinforzi.
Perché se Nainggolan si mette a fare altre puttanate, non abbiamo più nessuno. Perché Nainggolan ci può fare che sia stessa di cazzo quanto volete, ma è l'unico forte che abbiamo in centrocampo. Brozovic ha i suoi momenti sì, momenti no. Ci serve un centrocampista come contro cazzi. Marotta, mi raccomando, tutti gli osservatori dell'Inter, che dove cazzo andate, non so dove, Premier League, Serie A, trovate un cazzo di centrocampista che ha due palle così, perché abbiamo bisogno di centrocampisti con due palle così. Solo quello vi chiedo, nient'altro, nient'altro. Poi se vogliamo prendere un altro attaccante in più, non lo so, però un centrocampista o anche due non mi dispiacciono in più. Quindi vedete di fare un buon mercato, ragazzi. E noi ci vediamo prossimamente, vi faccio, farò poi gli auguri di buon anno, faremo poi il resoconto della metà stagione dell'Inter. Insomma, ad ora non possiamo lamentarci, potevamo far meglio, ma potevamo anche far peggio, siamo in terzi, va bene così. 3 punti ci stavano, va bene così, ragazzi. Allora, buona serata, ragazzi. Non so se ci vedremo più tardi con un commento post mia, non lo so, ragazzi. Voi rimanete connessi, iscrivetevi a questo canale. Forza Inter sempre, ragazzi. Keita, Balde, Keita, Balde, Keita, Balde. Ciao.